La gestione dell'azienda diritto allo studio, da noi denunciata più volte, sta emergendo da tutte le carte che via via cominciano a essere sviscerate con grande difficoltà, perché purtroppo in questi anni è mancata addirittura la pubblicazione di tantissimi atti, manca il bilancio di previsione, manca il rendiconto di gestione dell'ente, è mancata la programmazione sugli alloggi abitativi, sul reperimento degli alloggi, è mancata la programmazione politica sui fondi del PNRR e la programmazione politica sui fondi comunitari necessari e indispensabili per erogare le borse di studio. Non sono state accantonate le somme, parliamo di 10 milioni di euro, per il risarcimento ai parenti delle vittime della Casa dello Studente, e voglio esprimere tutta la mia solidarietà ai dipendenti dell'azienda del diritto allo studio che oggi si trovano senza più una guida tecnica, gestionale, senza più una guida politica, perché la Morgante, voglio ricordare, è una nomina di carattere politico per la prima volta nella storia, sottratta al consenso dell'università, ma rispondente soltanto a esigenze elettorali, e il seguito dimostra che avevamo ragione a denunciare questo aspetto.